Enrico Colombo si presenta in una veste inedita al castello di Masnago. L'attore teatrale, il burattinaio che ha fatto e fa ancora sognare migliaia di bambini non solo, infatti lascia tutti a bocca aperta per la sua produzione pittorica realizzata nell'ambito del Festival Nature Urbane. Si tratta di opere fantasiose in cui certamente traspare la sua attività primaria, ma qui il gioco e il teatro si legano e si compenetrano coi temi importanti dell'ecologia e della natura. Sono Chicco Colombo, conosciuto come burattinaio, come attore, e in tutti questi anni ha prodotto spettacoli di teatro di burattini e teatro di figura. Sono qui però in una veste nuova, una veste un po' nascosta in realtà durante tutta la mia carriera artistica, la veste del pittore. Non è che io sono un pittore professionista, io ho sempre usato la pittura per il teatro e in particolare quando il mio teatro è diventato un teatro di figura, la pittura e il teatro si sono incontrate e ho potuto quindi sviluppare meglio dentro questo cammino artistico anche le mie competenze acquisite col professor Pierluigi Talamoni relative alla pittura. Mi trovo qui perché sono in una mostra prodotta e voluta dal Festival Nature Urbane, in particolare della direzione artistica di Silvia Priori che fa evidentemente la Talent Scout e mi ha scovato all'età quasi di 70 anni. È stata un'impresa molto, molto speciale e mi ha a tutti i costi richiesto di fare una mostra dentro il festival. Una mostra che avesse però come tema le problematiche legate all'ambiente, legate all'ecologia e in particolare legata anche proprio allo stile, al mio modo di dipingere e di disegnare che lei aveva conosciuto online nei siti dove io colloco le mie opere. In Natura Urbane quindi ho progettato una mostra che si è rivelata anche una bella sfida perché ho prodotto 64 opere in pochi mesi e queste opere sono state riorganizzate in tre sezioni. La prima sezione è quella del bosco abitato, dove ho raccolto le opere che hanno a che fare con gli alberi, con i boschi, l'uomo e quindi la possibilità di avvicinamento, di amicizia, di relazione stretta tra gli uomini e gli alberi. No, non è questo il momento per ribadire argomenti e temi sui quali si sta dibattendo proprio anche con una grande frequenza in questi tempi. Per quanto mi riguarda, con la pittura per me è stato un po' tornare dentro un gioco che comunque è stato un gioco anche che aveva origini infantili. Io ho sempre vissuto in zone boschive di alberi, di campagna, ho sempre praticato boschi e alberi anche salendo e giocando, però oggi i temi sono diversi, anche se il gioco è rimasta la linea conduttrice di questo sviluppo artistico di questa sezione. L'altra sezione di questa mostra che si chiama Future Nature sono i pesci, dedicata ai pesci. Io vivo sul lago da 40 anni, amo molto il lago, non so nuotare, ho paura dell'acqua, per cui la mia pratica di invenzione creativa si è molto impegnata a creare visioni, personaggi, pesci, atmosfere che io non posso vedere nella realtà ma che sono costretto a immaginarmi. E nella sezione dei pesci c'è anche una nota un po' provocatoria dove io ho dipinto, disegnato e inventato una task force di pesci spazzini. Ai quali ho dedicato proprio l'onere di pulire il lago, vista l'inefficienza degli umani. La terza sezione è quella che dà il titolo alla mostra Future Nature, perché si tratta di opere dove ho dato libertà, libero movimento alla mia fantasia, alla mia creatività per lavorare su scenari, su ambienti, su situazioni che sempre hanno come protagonisti il bosco, gli animali, l'uomo, gli alberi, però dentro paesaggi completamente inesistenti, irreali, futuribili. No? Dove si creano equilibri nuovi tra queste tre identità, natura, animali e uomo, equilibri nuovi di condivisione, di rispetto, migliore e più sereno di quanto ce ne possa essere adesso. Come se mettere insieme questi, con armonia, con equilibrio, questi tre elementi del pianeta fosse già una buona base per assicurarci che il pianeta possa continuare ad andare avanti. Ci sono proprio invenzioni quasi teatrali, scenari quasi teatrali,
dai quali addirittura sono nate anche alcune storie che abbiamo raccontato nello spettacolo collegato alla mostra che ha avuto luogo dentro il progetto, dentro il Festival Natura Urbana. La mostra è ancora aperta, resterà aperta e l'invito è proprio quello di venire a guardarla.